Il 51% dei 4.509 delitti per i quali ha proceduto nel 2016 l'Arma dei Carabinieri di Terni ha riguardato i furti. Questi però hanno subito una riduzione del 16%. Sono diminuite anche le rapine così come i danneggiamenti. A fornire i dati di un anno di lavoro è stato il comandante provinciale dei Carabinieri Giovanni Capasso nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. È un bilancio più che soddisfacente perché l'andamento generale dell'attività istituzionale è stato positivo. Abbiamo avuto un incremento sensibile dell'attività di controllo, abbiamo avuto circa il 50% delle persone in più controllate dal personale di tutte le 30 stazioni dislocate sul territorio della provincia. In più questo ha portato a un decremento dei reati contro il patrimonio in particolare, infatti abbiamo registrato un 16% in meno dei furti in generale, così come c'è stata una diminuzione delle rapine, e nel contempo abbiamo aumentato sensibilmente il contrasto all'uso e allo spaccio delle sostanze stupefacenti che, come tutti sanno, sono dannose alla salute, e quindi il nostro sforzo quotidiano si sta sempre di più affinando su questo tipo di attività, sia per tutelare la salute del cittadino, e chiaramente l'altra attività che noi pure svolgiamo è a tutela delle fasce deboli, in particolare degli anziani che sono sempre più vittime di truffe da parte di malintenzionati che addirittura ultimamente abbiamo registrato si spacciano addirittura per carabinieri pur di truffare delle persone indifese e deboli che rimangono da sole in casa. Due gli eventi di rilievo che hanno visto protagonisti gli uomini dell'Arma Ternana. Il primo è l'esecuzione nel marzo scorso di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura nei confronti di 7 dipendenti del comune di Stroncone accusati di assenteismo. Il secondo evento è la scoperta dell'omicidio di Sandro Bellini e la cattura del suo assassino. L'uomo è stato ucciso per motivi sentimentali e il cadavere è rinvenuto nel fiume Velino dopo diversi giorni dall'avvio delle ricerche.